Ciao ragazzi! Ciao! Siamo qui oggi per un altro dei nostri favolosi unboxing. Ci stiamo dando dentro. Oggi questo periodo ci diamo dentro, con l'estate, col ventilatore, con la nuova location, ci diamo dentro. Il gioco di oggi è un gioco molto molto bello. Vallo a prendere al tuo solito piano di sotto. Scendi sotto. Il gioco di oggi è Rullo di tamburi. Five Tribes, Geni di Nakala. Probabilmente. Non so, gioco della Days of Wonder. Ditecelo voi. Distribuito dalla Asterion, 2-4 giocatori. Un gran bel titolo. Andiamo direttamente a vedere quello che c'è e ci vediamo dopo per le considerazioni. Dopo. Allora andiamo a aprire questo. Questa novità sul nostro tavolo. E già iniziamo molto bene. Vedo le fustellare. Monete, città, altra città, altre città, altre città, oh mio Dio, cioè. Allora, una scheda, no scusate, quattro schede riassuntive, penso punteggi, caratteristiche di carte e quant'altro. Qua il regolamento che ci va a dare un'infarinata sulle prime pagine del come giocare. Vabbè, molto breve il regolamento, di 8 pagine, sarà un gioco molto semplice, penso. Altre cose da defustellare, una scatola fatta veramente bene, penso che sia fatta in modo che ogni cosa abbia il suo posto. Bianco, rosso, bianco, blu, verde, giallo, un blocchetto segnapunti, oh un sacchetto che non avevo proprio visto, comunque un segnapunti, un blocchetto segnapunti, un sacchetto, oh cosa nasconderà come meccanica di gioco? Sacchetto. Delle bustine, una bustina scusate, penso delle torri persiane, non so come chiamarle, una tipologia di carte che andremo a sbustare, sembrano dei mostri che i giocatori dovranno affrontare e così via. E altre carte con dei premi, cose, robe, non so come chiamarli, c'erano gioielli, oro, zanne, carta, spezie, vabbè non vado avanti sennò finiamo domani ragazzi, scusate. Come al solito vi mostriamo la panoramica finale del gioco. Technologic. Quindi, questo era Five Tribes. Le considerazioni di questo gioco sono innanzitutto un gioco dalla meccanica che va un attimino capita, non è difficile ma va un attimino capita per poterlo giocare nella maniera più funzionale possibile. È un gioco per chi predilige il piazzamento di pedine. La sua componentistica è ben strutturata, come abbiamo visto, con il legno. Forse potevano impegnarsi un pochino di più sulle carte, personalmente, penso almeno questo, però tutto sommato una buonissima componentistica, un'ottima scatola, come abbiamo visto dall'unboxing. La Stereo in questo non ci sorprende, ma positivamente lo diciamo, continuate così perché Asterion Days of Wonder, io adesso scusate l'ignoranza di chi fa effettivamente la scatola, però bravissimi, continuate così. È un gioco che appartiene a quella categoria di giochi, anche questo, in cui
tecnicamente diciamo che si impara abbastanza facilmente, ma in sé per sé ha concentrata una strategia infinita, il che lo renderà molto vitale, e non solo, lo renderà anche sempre più affascinante e vi spingerà sempre di più ad essere competitivi. Io personalmente rimango soddisfatto da quest'unione di meccanismi che è stata fatta, da una prima asta per prendere il turno di gioco a posizionamento di pedine, vari poteri sulle carte, vari poteri sulle pedine. È un gioco molto pieno di vita. Sì, sì, quindi sì. Questo è il... Possiamo dire completo. Esatto. Possiamo dire completo. Questa volta chiedo io a te un voto. Allora, in virtù di scatola, meccanica, componentistica, prezzo, vitalità del gioco, completezza in tutto tondo, io mi sento di dargli un 8 pieno. Uno dei migliori voti dati negli unbox. Pienissimo, assolutamente sì. Quindi come al solito noi rinnoviamo il: se non vi siete iscritti iscrivetevi, veniteci a trovare su pagina Facebook e gruppo Facebook, sul canale YouTube ovviamente, guardatevi anche i nostri altri video, spolliciateci, condivideteci, parlateci, fate quello che volete, anche mio figlio ve lo chiede da dietro le quinte, e siccome non riusciamo a tenerlo più, noi vi salutiamo, buona serata e buon gioco a tutti. Ciao ragazzi! Se voi sentite il termine furia, secondo voi da dove veniamo? Da cavallo del West? Male. Ubriacare sotto sopra, nascosto dietro un albero. Ciao ragazzi! Ciao! Tutto da voi, sempre. Embrace yourself. Wives are coming. Ho fatto la pelle fino da poco. La testa! <tenta. ride> Sto massaggiando il passo top. Bomba! Ti stai guardando quando i giocatori erano, quando i minuti erano, basta mi chiedevi, ti davo una risposta che stavi alla stata. Ragazzi. Ciao! One, two, three!